Ciao a tutti, buongiorno. Eccoci col video dei prodotti finiti di febbraio, a questo punto anche di marzo. Era tanto che non facevo il video sui prodotti finiti e pensavo, scusate, di avere un sacchettino pieno di cose. In realtà no, non ci sono tantissime cose. Manca un doccia gel di Alverde che è stato buttato via per sbaglio, ma comunque è sempre quello, è sempre lo stesso, cambia la profumazione, ma il prodotto è sempre lui. E poi che cosa c'è? Un pacchetto di dischetti struccanti del Conad. Dischetti 100% puro cotone, morbido e resistente. Sono morbidi, ma non sono per niente resistenti. Sono anche un po' piccoli. Non mi sono piaciuti un granché. Preferisco quelli della Coppa, o ancora di più preferisco quelli di Ebelin. Oppure quelli del, non mi ricordo la marca, comunque quelli che si trovano da Tigotà. Questi di Conad non mi sono piaciuti tanto perché si sfaldano, si sgretolano un po'. Soprattutto per me che li utilizzo al 90% per levare lo smalto, perché l'utilizzo principale che faccio dei dischetti è quello. E quindi se il dischetto non è un pochettino resistente, si scioglie, si sgretola, si sfalda, come si dice. E quindi no, non li ricompro. Poi c'è una confezione di Enne Mogano di Tè Natura. Adesso succederà come con il polvere tintore di Cadica, in ogni video comparirà sempre la confezione per un motivo o per un altro. Sì, al momento l'ho già ricomprata, due confezioni addirittura, è la mia polvere tintoria preferita, confermo. E basta, niente che altro dire. Ne ho già parlato talmente tanto che, insomma, come al solito nell'info box trovate i video sulle polveri tintorie se vi interessano. E per il momento niente, confermo che questa è la mia polvere tintoria preferita. Poi, ah sì, c'è uno smalto della Debby, questo della linea Disco, che era un bel viola molto scuro. Mi era piaciuto tantissimo. Sapete che io ho apprezzato parecchio, per parecchio tempo, gli smalti Debby. Adesso iniziano a non piacermi più tanto. Non so che cosa è successo, cioè se è una cosa mia, che non, boh, che non mi ci trovo più bene io, se hanno cambiato qualcosa nelle formulazioni. Non lo so, li trovo molto meno resistenti rispetto a prima. E quindi, boh, non li sto comprando più praticamente. E questo niente, lo butto via non perché è finito, ma perché si è irrimediabilmente seccato, asciugato, anche perché ce l'avevo da tipo 3 anni e mezzo, 4, qualcosa del genere, e quindi era normale che si seccasse. Comunque il colore è molto bello, ripeto, la linea Disco, il numero 01. Questi sono quelli che in teoria con la luce ultravioletta diventano fosforescenti, ma non lo so, non ho mai appurato questa cosa, quindi non so dirvi se funziona o meno, ma il colore è molto bello. Poi ho finito il contorno occhi di Martina Gebhardt, questo è finito già da un paio di settimane. E niente, sì, confermo quello che ho già detto tante volte, cioè che mi ci trovo veramente molto bene. Tra l'altro poi queste confezioni io le tengo perché anche se è un po' pesante, però ha un vetro molto resistente e mi tornano utili magari se vado via qualche giorno, mi ci metto un po' di prodotto dentro o se magari do qualche prodotto da provare alle mie amiche, eccetera. Comunque sono molto pratici questi vasetti. E sì, ho già una confezione pronta da iniziare, che non ho ancora iniziato perché sto provando diversi prodotti, sieri, creme, cremine varie. Però devo dire che noto la differenza sul mio contorno occhi, non so se si vede in video, comunque, come smetti di utilizzarlo dopo qualche giorno. Il contorno occhi non è più così felice come quando lo utilizzavi. Questo è un prodotto veramente buono. Senza ombra di dubbio, il miglior contorno occhi che io abbia mai utilizzato, naturale e non naturale. E quindi è un prodotto che posso addirittura dire che consiglierei a chiunque, insomma, abbia bisogno di un contorno occhi, perché è veramente molto buono. Altro non dico, perché insomma, se ne ho già parlato diverse volte, è un prodotto che è abbastanza conosciuto, no? E non ho nulla da dire di nuovo, di diverso dal solito. Poi c'è un dentifricio che è quello dell'antica erboristeria, questo ha la mente ossigeno attivo, sì, mente ossigeno attivo, in teoria dovrebbe avere un effetto sbiancante che però non ha, però è un buon dentifricio, ha un buon sapore, diciamo, lava bene i denti, si sciacqua bene, insomma, fa tutto quello che dovrebbe fare un dentifricio, non ci trovo nulla di male, cioè niente che non vada bene. Sapete che mi sto rendendo conto in questo momento che è prodotto dalla Henkel? Antica erboristeria, non ne avevo idea. E vedi, ho fatto una nuova scoperta. Vabbè, e niente, sì, i dentifrici io è tanto che non ne compro perché qualche piccola taglia me l'hanno regalata. Un paio di taglie piccole di quello del DM che mi piace molto, le avevo già. Poi Michele aveva preso un paio di questi che erano in offerta al supermercato. Quindi non so da quanto tempo è che non compro un tubetto di dentifricio.
E quindi insomma sì, utilizzo quelli che ho per il momento e poi si vedrà. Poi c'è il matitone di puro bio che non è finito come si può vedere, però devo gettare via perché è andato a male. Non so se qualcuno ha visto il video spacchettamento ecco verde, l'ultimo. C'era in regalo perché regalavano per la festa della donna un matitone della limited edition di puro bio. E durante quel video lo annusavo, ma avevo il naso un po' chiuso, non riuscivo a capire bene se fosse andato a male o meno. In realtà poi mi sono resa conto che è assolutamente andato a male perché ha il tipico odore di prodotto da trucco di matita labbra che è andato a male, che è irrancidito. E quindi peccato, non ho potuto usarlo nemmeno mezza volta, solo ho fatto uno swatch sulla mano e basta, l'ho gettato via, non utilizzo prodotti andati a male, soprattutto sulle labbra, ma in generale, nessuna parte del corpo, perché comunque fa male. Poi ci sono queste tre mini taglie di cui vi ho parlato nel video precedente, credo. Le tre mini taglie di Veleda di latte detergente, tonico e tonico, latte tonico 2 in 1. Dunque, l'unico che mi è piaciuto è il latte detergente, questo qua, la mandorla. Perché il tonico non che non mi sia piaciuto, ma il discorso è sempre lo stesso, che adesso non sto ovviamente a ripetere. Mentre per il latte tonico non ho trovato che funzionasse bene né come latte né come tonico, anche perché il latte tonico e il tonico hanno degli ingredienti molto simili, quindi non ci trovo cioè, grande differenza tra il latte tonico e il tonico. Quindi, boh, secondo me non. Cioè, perlomeno a me non è piaciuto particolarmente. Mentre il latte detergente, sì, trovo che deterga, che abbia la funzione veramente di un latte detergente, che lasci la pelle morbidissima, molto liscia, che nello stesso tempo però deterga molto bene, anche se è un prodotto delicato. Non contiene profumo, però ha un odore di mandorla, se non sbaglio. Sì, molto leggero comunque. E questi sì, potrei pensare di comprare il latte detergente, però io non uso tanto il latte detergente, non è un prodotto che sono abituata ad utilizzare, cioè perlomeno per il momento è così. Dopo, in futuro, chi lo sa. E poi ci sono dei campioncini, ve ne parlo brevemente perché sapete che io dei campioncini non parlo spesso, non ho quella velocità nel capire i prodotti utilizzando solo un campioncino da 1 ml, no, no, non ci arrivo più di tanto, ecco. Doccia cremosa al limone di Veleda, ne ho provati due, mi è piaciuta. Questa è una doccia cremosa, cioè una crema per la doccia, che non contiene tensioattivi aggressivi, ma solamente tensioattivi delicatissimi di origine naturale. Un'abbondante quantità di olio di sesamo che lascia la pelle molto idratata, ha un effetto molto rinfrescante, molto, molto energizzante, probabilmente per il profumo. Il profumo è di limone, ma di tipo di ghiacciolo al limone, di gelato al limone. Quindi un limone molto dolce, un profumo davvero gradevole, ma non quel dolce fastidioso. Un profumo secondo me molto azzeccato. E fa il suo dovere di doccia crema, ovviamente, nello stesso tempo però è veramente molto delicato e lascia la pelle veramente morbida, sul serio. E so che Veleda fa altre linee di queste docce cremose al limone, alla lavanda, all'olivello spinoso e poi forse anche agli agrumi. Su Ecoverde costano sui 7 euro, 7,50 euro, una cosa del genere, quindi secondo me si potrebbero anche provare. E da quello che ho visto così velocemente un po' in giro, sembra che tutti si trovino abbastanza bene con questo tipo di prodotto, quindi insomma, nel caso gli si può dare anche una possibilità. Poi ho provato questi due campioncini di crema fluida all'olivello spinoso. Questa è una crema fluida, molto fluida, proprio un fluido corpo. Apparentemente leggero, apparentemente l'ho detto giusto, penso di sì, leggero, però in realtà abbastanza idratante. C'è una grande quantità di olio di sesamo, poi burro di karité, altri oli, estratti vari. Idrata, sì, lascia la pelle molto morbida e liscia, sì. Se abbia un effetto protettivo, secondo me non tanto, un pochino sì, ma non esageratamente. E l'effetto vellutante, no. Però a livello di idratazione, di morbidezza, sicuramente, indubbiamente, insomma, la sua funzione ce l'ha. L'odore, non ve lo so descrivere, è un odore molto delicato, floreale, leggerissimamente alcolico, ma che comunque poi sulla pelle praticamente non si sente, non si percepisce. Questa è l'idea che mi sono fatta di due campioncini, che per una crema corpo, cioè perlomeno per me è un po' poco, però non mi è dispiaciuta. Non ricordo adesso quanto costa, mi sembra anche questa sui 8-9 euro, potrebbe essere, ma forse dico una stupidaggine. E poi ho provato un campioncino di Skin Food, questo è un prodotto storico di Veleda, adatto per le pelli, per le zone particolarmente secche,
e ruvide. Una crema abbastanza ricca che si deve massaggiare, stendere bene perché è, insomma, abbastanza corposa, ma neanche eccessivamente, con una buona quantità di lanolina. Non è che mi abbia fatto una buonissima impressione questo campioncino, se devo dire la verità. Forse anche perché io non ho la pelle secca e ruvida praticamente da nessuna parte, quindi se non leggermente sulle gambe. Comunque ne ho un altro campioncino, lo utilizzerò e vediamo se mi faccio un'idea più precisa. Però mi incuriosisce abbastanza questo prodotto, sia per i suoi ingredienti, sia per il fatto che è un prodotto che esiste da 100 anni, qualcosa del genere. E quindi, insomma, probabilmente funziona, no? E basta, i prodotti finiti sono già finiti. Mi sembra strano di aver fatto un video così breve. Io vi ringrazio per aver guardato il video e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!